Spesso è sulla via del ritorno che si addensano i pensieri. Questa volta tornando mi chiedo perché mi è rimasto negli occhi questo stupore. Perché mi è rimasta questa angoscia. È passato parecchio tempo dall'ultima volta in cui sono stato qui. Riesumo vecchie diapositive per cercarne ragione. Questo lago è l'Usignetto. Potrebbe derivare dal celtico notte della luce. Nel buio e nell'acqua del lago muoiono le donne. Una leggenda racconta della sposa che non tornò mai più al banchetto di nozze. Quel giorno uno dei suonatori, sulla strada di casa, fu avvicinato da uno sconosciuto che lo portò lungo un'acqua scura fino alla sposa, che gli affidò l'anello per il suo uomo. Poi l'acqua si richiuse su di lei. In un'altra, una ragazza non crede al mago innamorato di lei, fino a farlo arrabbiare al punto che infine si adirò ed in un vasto lago la mutò. Li Qing, il millenario crogiolo di saggezza cinese, ha un trigramma, Tui, dedicato al lago, legato al femminile, alla forma ricettiva che accoglie l'acqua, il lago che rallegra tutti gli esseri e che li ristora. È la bocca e il sereno. Il lago, la dolcezza tradita, la sposa disprezzata, uccisa dal mostro, dal maschio, mostro. Questo mi inquieta. Volano sul lago le parole della sposa. Cieli, che feci mai? Che si librano su quella melodia dolcissima. Tui, il ricettivo, la bocca, il sereno, canta l'amore infinito verso lo sposo, la dolcezza più forte del disprezzo. Ed è da uno sguardo d'insieme che nasce l'intuizione che calma l'angoscia. Il monte è un lago rovesciato, uno spazio pieno al posto di uno spazio vuoto, colmo d'acqua. Non esisterebbero l'uno senza l'altro, convivono nell'equilibrio. Il monte maschio, quando sente il lago femmina che ha dentro e che lo nutre, non ha più paure, non disprezza, non uccide. Vive nella pace e nell'equilibrio.